Loro scavi hanno spesso scoperto delle sepolture di sovrani, di principi, di notabili. Ebbene, queste tombe avevano sempre una cosa in comune, qualunque fosse la civiltà in qualunque parte del mondo, e cioè monili e oggetti d'oro, collane, braccialetti, scettri, corone. Perché tutte le civiltà del passato hanno sempre considerato l'oro qualcosa di nobile e di prezioso? Per le nostre stesse ragioni, cioè che è un metallo bello con quel suo bel colore lucente, lo si lavora facilmente, non si ossida e soprattutto è molto raro. E sempre quando una cosa è rara, la si desidera e costa di più. Per esempio, anche i tartufi, non costerebbero così cari se si potessero coltivare come le patate. Le miniere d'oro, i grandi filoni dell'oro sono stati ormai in gran parte sfruttati. Dove trovare oggi dell'oro? Lorenzo Pinna ci porterà in un luogo dove se ne estraggono in media circa 100 kg la settimana, ma per tirarli fuori dal materiale roccioso in cui sono nascosti, ecco cosa è necessario fare. L'oro. Da millenni, dai gioielli dei primi orafi della storia agli antichi egiziani, questo metallo incorruttibile, brillante e luminoso ha sedotto l'immaginazione umana. Ricercato come simbolo di ricchezza e potere per il semplice piacere estetico o come investimento economico, l'oro si è formato miliardi di anni fa nell'esplosione di stelle gigantesche, le supernove. E insieme a tutti gli altri elementi, ha contribuito alla formazione del nostro pianeta. A dire la verità, non è stato un contributo particolarmente robusto. Di oro, infatti, non ce n'è moltissimo sulla Terra. È proprio questa sua rarità a renderlo prezioso. Ormai sono passati i tempi dei pionieri che trovavano pagliuzze o grani d'oro con i setacci nei fiumi o in miniere poco profonde, dove le leggendarie pepite erano visibili ad occhio nudo. Come si estrae oggi l'oro? Superquark ha visitato una delle più grandi miniere d'oro del mondo, quella di Gold Strike Mountain in Nevada, Stati Uniti. Ogni anno viene prodotto 1 milione di once d'oro, circa 30 tonnellate. Ma nelle miniere, siano sotterranee o a cielo aperto, non si vede brillare un bel niente. La concentrazione d'oro in queste rocce è abbastanza alta da essere economicamente conveniente estrarre il prezioso metallo, ma l'oro non è visibile ad occhio nudo. In breve, nelle miniere a cielo aperto, come questa, diventa conveniente estrarre l'oro con concentrazioni sopra il grammo a tonnellata di roccia. In galleria, dove le operazioni sono più complicate e costose, la concentrazione deve superare almeno i 3 grammi per tonnellata. Ed è proprio dalle gallerie che scendono fino a 500 metri sottoterra che comincia il nostro viaggio. Nelle moderne miniere non si vedono più i minatori che con i martelli pneumatici demoliscono le pareti di roccia. Oggi tutto è affidato alle macchine. Nel labirinto di tunnel sotto la montagna di Gold Strike incontriamo la prima macchina speciale, quella incaricata di perforare la parete della galleria dove si è deciso di avanzare. Sono i fori dove viene colato l'esplosivo. Ecco infatti la seconda macchina speciale, quella che pompa l'esplosivo liquido nei profondi fori appena scavati. L'esplosione ce la siamo risparmiata, anche perché ci hanno assicurato che non si vedeva un granché. Il risultato comunque è questo, un monte di roccia crollato al suolo. Ruspe e camion, manovrando nelle strette gallerie, portano via la roccia che contiene, in questo caso, una decina di grammi d'oro per tonnellata. Una volta sgomberato il campo dalla preziosa roccia, un'altra macchina consolida il soffitto della galleria, applicando lunghi perni e spesse reti metalliche che verranno poi affogati nel cemento. E il ciclo ricomincia. Se non abbiamo visto l'esplosione nelle gallerie, abbiamo potuto riprenderla nella miniera a cielo aperto. Un enorme pozzo profondo almeno 300 metri e largo quasi 1 chilometro. Una volta sbancata la roccia, facendola saltare in aria, ruspe e camion di dimensioni extra large cominciano a raccogliere i detriti. Ognuno di questi camion speciali, alti quasi 10 metri, trasporta 400 tonnellate di roccia.
Ogni carico contiene in media quasi mezzo chilo d'oro. Ma ovviamente bisogna tirarlo fuori dalla prigione di pietra. La liberazione dell'oro avviene in questo grande stabilimento, dove per cominciare tutto il materiale estratto viene triturato e sminuzzato fino a ridurlo a una polvere molto fine. Dentro questi cilindri le rocce sono frantumate da grandi sfere d'acciaio che fracassano ogni cosa e producono un frastuono assordante. Per il momento l'oro non è ancora visibile. Una volta trasformata la roccia in fango, cominciano i processi chimici per separare l'oro. L'agente principale che stacca il prezioso metallo dalla matrice rocciosa è il cianuro. In questi grandi silos pieni di fanghi auriferi e cianuro, continuamente rimescolati e dove viene fatta gorgogliare l'aria, l'oro abbandona il suo vecchio nascondiglio. Per recuperare l'oro dalla soluzione, viene usato il carbone attivo, un materiale molto poroso che riesce a filtrare enormi quantità di fango, trattenendo le minuscole particelle di oro. Siamo ormai alla fine del processo che, come al solito, viene attentamente seguito in tempo reale dalle sale di controllo. Il carbone, sotto l'azione di vari acidi, rilascia l'oro che finalmente arriva al crogiolo, dove viene portato alla temperatura di fusione, a 1064 gradi centigradi. La colata. Ed ecco infine l'oro fuso che scende nei recipienti che gli daranno la classica forma del lingotto. Oggi nella miniera di Gold Strike sono stati prodotti 3 lingotti. Ognuno pesa poco più di 30 kg. Il risultato di una settimana di lavoro sia nelle gallerie che nel pozzo a cielo aperto. 100 kg d'oro per i quali sono stati estratti e lavorati poco meno di 100.000 tonnellate di roccia. Nel frattempo un nuovo pozzo a cielo aperto è in preparazione su un altro lato della montagna. Una volta in funzione, Gold Strike diventerà la più grande miniera d'oro del mondo. Un oro che è finito non solo nei gioielli o nelle monete da collezione, ma anche nelle protesi dentarie, nei circuiti elettronici o nei satelliti meteo per comunicazione che orbitano intorno alla Terra.